Ricorda, figlio mio, la felicità dei giochi. Non tenerla tutta per te. Cerca di comprendere con umiltà il prossimo. Aiuta il debole. Aiuta quelli che piangono. Aiuta il perseguitato, l'oppresso. Loro sono i tuoi migliori amici. La voce fuori campo di Riccardo Cucciolla nel ruolo di Nicola Sacco chiude il film di Giuliano Montaldo, Sacco e Vanzetti, che valse all'attore e doppiatore barese la palma di miglior interprete maschile al 24esimo Festival de Cannes. L'umanità che promana dalla sua figura mite e intensa e la voce inconfondibile di doppiatore capace di animare una straordinaria varietà di personaggi sono ricordate con l'iniziativa Riccardo Cucciolla, ritratto d'attore, mostra di manifesti cinematografici e fotografie e presentazione dell'omonimo volume a cura di Vito Attolini e Alfonso Marrese. L'evento, promosso dall'Associazione Culturale Attraverso lo Spettacolo, da Teca del Mediterraneo, Biblioteca Multimediale e Centro di Documentazione del Consiglio Regionale della Puglia e dall'Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, si è tenuto a Bari presso l'ex Palazzo delle Poste dal 9 al 16 novembre. Ho avuto la fortuna di averlo vicino in tre imprese, la prima un film ad ogni costo, girato a Roma, poi in Sud America, con Gega G. Robinson, Gianni D. Kinski, e lui era uno di questi. Poi Nicola Sacco, un pugliese, quindi lui ha interpretato in maniera indimenticabile, commuovendo mezzo mondo. E poi, avendo sempre voglia di averlo vicino, anche un piccolo ruolo, nel primo episodio di Marco Polo, faceva lo zio di Marco. Io sono qua oggi per ricordare un grande amico, forse il più antidivo che ho mai conosciuto. Un bel tributo quello che gli stanno dando, io penso che dovevano anzi addirittura muoversi prima. Un personaggio molto importante del cinema italiano, perché era una persona che credeva profondamente, profondamente al suo lavoro. E qualsiasi cosa lui facesse, dal semplice spiccheraggio del documentario al ruolo principale nei film, ci metteva lo stesso identico impegno. Siccome sono una persona di quelle che conserva tutto, un po' maniacalmente, allora ho ritrovato i testi che Riccardo ha letto per come commento dei miei documentari. Leggeva questi testi, anzi addirittura li interpretava, faceva prima di tutto, se li studiava, e col lapis faceva dei segni, dei piccoli segni, come accenti, stranissimi segni, a volte delle V rovesciate oppure così. E io questi testi che non avevo buttato via, proprio perché erano stati vissuti da chi li aveva interpretati. Li ho dati tutti alla Cineteca e sono lì nei carteggi dei miei documentari, e mi fa piacere ricordarlo qui in occasione di questo omaggio che giustamente viene dato a una grande personalità del cinema italiano, non un attore, dico proprio una personalità raggiunta di tutto.